hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi sull'infedele. Grazie. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Ho sentito tesi false. Perché non va dai giudici invece di insultare? Lontano dal vero, distorte. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Essendo lei anche il mio Presidente del Consiglio, la prego di moderare i termini. Avete offeso, al di là del possibile, la signora Nicole Minetti, che invece una splendida persona, si è laureata col massimo dei voti, 110 lode, si è pagata gli studi lavorando, è di madrelingua inglese e svolge un importante e apprezzato lavoro con tutti gli ospiti internazionali della regione. Questo le consente di saltare la gavetta della politica? Le cosiddette signore presenti. Il presidente, le signore non sono cosiddette e lei è un cafone se le chiama cosiddette. Ma rispetto con i suoi ospiti. Finisco. Invito cordialmente l'onorevole Irevia da questo incredibile postribolo televisivo. Io adesso vi prego di moderare il tono della vostra voce. Sono volati degli insulti a senso unico. Naturalmente non voglio mettere in imbarazzo Iva Zanicchi, la cui gentilezza. La Santanchè c'era anche dette dal tirato in ballo. Le parole di Bagnasco.